In questo documentario sulla musica elettronica contemporanea in Trentino, quattro musicisti trentini, Fire Saga, Alba Leng, Yaga e Spencox, si esibiscono in otto luoghi del territorio trentino di grande valore culturale e storico, creando un ponte tra il passato e il presente, tra la natura e la tecnologia, tra la cultura locale e quella globale. Attraverso le loro esibizioni, nelle quali suonano esclusivamente la musica composta e prodotta da loro, i musicisti mostrano la vasta gamma di suoni e stili che la scena della musica elettronica del Trentino ha da offrire, creando una innovativa vetrina promozionale per il territorio, attraverso la lente della musica. Inoltre, il documentario mette in evidenza l'importanza di valorizzare le peculiarità del territorio e la sua cultura locale nella promozione della musica elettronica contemporanea. Le location all'aperto scelte per le esibizioni offrono uno sfondo unico e mozzafiato per la musica, creando un'esperienza immersiva per il pubblico. Infine, il documentario dimostra come la musica elettronica contemporanea sia diventata un importante veicolo per la promozione della cultura e dell'arte in Trentino, creando opportunità per gli artisti locali di farsi conoscere a livello nazionale e internazionale. In sintesi, questo documentario rappresenta una preziosa risorsa per chiunque voglia conoscere la vibrante e creativa scena della musica elettronica contemporanea in Trentino, mostrando la bellezza del territorio e la passione degli artisti che lo abitano. Siamo al Forte d'Osso delle Somme, situato sull'Alpe Cimbra, nei pressi di Serrada, in Trentino, ad un'altitudine di 1670 metri sul livello del mare. Costruito tra il 1911 e il 1914, apparteneva al grande sistema di fortificazioni austriache al confine italiano. Era il più grande di tutto il fronte e il più avanzato tecnologicamente. Da questo forte il 15 maggio 1916 partì il tiro preparatorio d'artiglieria della cosiddetta Strafe Expedition. Questo luogo storico è stato scelto per l'esibizione di Fire Saga, compositore, produttore e DJ trentino. La musica di Fire Saga riprende e trasforma i suoni della musica elettronica dance degli anni Ottanta, unendoli a ricercate melodie moderne. I suoi brani, eleganti e raffinati, hanno un grande appeal internazionale. Spotify, infatti, ne ha già scelti tre: Close, Why Under the Sun, per la playlist editoriale ufficiale New Music Fire Iceland. Fire Saga ha pubblicato finora 26 brani originali e quello che ascoltiamo ora si chiama Ready. I'll be waiting here under your dreams. I promise that we both would like it. It doesn't matter if you're in between. You don't have to make up your mind yet. So please don't be scared, 'cause I'll get you there. I got you every time you call. Tell me what you want, serious or fun, 'cause I don't really care at all. La musica elettronica è una forma d'arte che si esprime attraverso suoni sintetizzati e ritmi pulsanti, creando un'atmosfera unica, che trasporta il pubblico in un mondo sonoro fatto di emozioni e sensazioni. That we both would like it. It doesn't matter if you're in between. You don't have to make up your mind yet. So please don't be scared, 'cause I got you there. I got you anytime you.
trentino. Una nuova generazione di artisti sta emergendo con la propria musica elettronica innovativa, che combina tradizione e modernità, cultura locale e influenze internazionali. Questo documentario vi porterà in un viaggio attraverso la musica elettronica trentina, composta e prodotta dagli artisti della scena musicale locale, e la bellezza e la diversità del Trentino. Preparatevi a immergervi in un mondo sonoro unico, a scoprire i luoghi e le persone che lo rendono possibile, e ad apprezzare la bellezza della musica elettronica contemporanea trentina. Dal Forte d'Osso delle Somme ci spostiamo ora a Castel Beseno, per la seconda esibizione di questo documentario, quella della compositrice, DJ, cantante e produttrice trentina Alba Leng. Castel Beseno è un castello medievale che risale al XII secolo ed è la più grande struttura fortificata del Trentino Alto Adige. Situato nel comune di Besenello, in Trentino, verso la fine del Settecento, fu protagonista di un sanguinoso assedio da parte delle truppe napoleoniche, che però furono sconfitte dalle truppe austriache. Attualmente è una delle sedi del complesso museale del Museo Provinciale del Castello del Buon Consiglio. Alba Leng ha 22 anni e ha iniziato a produrre e suonare musica elettronica in discoteche e festival quando aveva solo 13 anni. Da allora non ha mai smesso di sviluppare il suo stile unico. La sua musica è caratterizzata da un mix di suoni elettronici e melodie complesse, che creano un'atmosfera intensa e coinvolgente. È conosciuta per i suoi set energici e coinvolgenti, che la rendono una delle DJ più amate della scena elettronica italiana. We are
Nel corso degli anni, Alba Lang ha suonato in numerosi festival di musica elettronica in tutta Europa, collaborando anche con altri artisti e produttori. Nel 2022 ha firmato un prestigioso contratto con la famosa etichetta discografica inglese Two Room Records. Questa etichetta, di proprietà del celebre DJ inglese Mark Knight, ha pubblicato in tutto il mondo il suo singolo intitolato Why Do I?, molto apprezzato dalla critica specializzata e dal pubblico. Il singolo è stato anche incluso nella compilation Leaders of the New School, Leader della Nuova Scuola. Lang è una DJ talentuosa e versatile, con una grande passione per la musica elettronica. Continua a lavorare su nuovi progetti e a portare la sua musica in giro per il mondo, con entusiasmo, professionalità e dedizione. La musica elettronica ha un ruolo importante nella promozione culturale e territoriale del Trentino, poiché rappresenta un mezzo per esprimere la modernità e la contemporaneità della provincia. Grazie ai suoi artisti, il Trentino può mostrare al mondo il suo patrimonio culturale attraverso una lente innovativa, capace di attrarre un pubblico sempre più vasto e variegato. Per la terza esibizione di questo documentario, quella di Spencox, ci trasferiamo in una ex base militare. C'è
Ci troviamo a Basetuono, situata nel comune di Folgaria, in Trentino, poco distante dal confine con il Veneto, a 1543 metri di altitudine. Basetuono è stata una base missilistica dell'aeronautica militare italiana e della NATO, attiva dal 1966 al 1978. La sua funzione era quella di contrastare eventuali attacchi aerei d'alta quota da parte dei paesi del Patto di Varsavia. Il sistema d'arma era basato sul missile Nike Hercules, un vettore superficie-aria, armato con testate convenzionali e nucleari. Tre di questi missili oggi sono esposti sulle rampe di lancio. Spencox, nome d'arte di Agostino Carollo, è un compositore, DJ e produttore musicale trentino, nato a Rovereto, dove ha frequentato la locale scuola musicale. È noto soprattutto per la sua musica dance house. Ha iniziato la sua carriera musicale nei primi anni 90, producendo brani di musica dance con diversi pseudonimi, pubblicati da varie etichette discografiche indipendenti. Nel 1998 firma un contratto con la EMI, la casa discografica dei Beatles. La EMI pubblica il suo primo album, con lo pseudonimo di Extreme, intitolato The Love Album. Questo album riscuote un grande successo internazionale, soprattutto in Giappone. Da questo album la EMI estrae anche il primo grande successo italiano ed europeo, la canzone Love Song. Nel 2000, con la canzone Fly Away Bye Bye, interamente scritta, cantata e prodotta da lui, pubblicata con lo pseudonimo di Ice Cream, conquista il primo posto nella classifica di Billboard negli Stati Uniti, davanti a grandi artisti come Madonna, Eurythmics e Whitney Houston. Spencox attira di nuovo su di sé l'attenzione di tutto il mondo della musica elettronica dance nel 2004, quando il Ministry of Sound di Londra pubblica la sua canzone To The Club. Questo brano diventa rapidamente un vero e proprio inno del clubbing internazionale, che ancora oggi è suonato dai più famosi DJ. Spencox nel 2008 collabora con la Sony e la famiglia di Elvis Presley, realizzando una serie di remix dei brani più celebri del re del rock and roll, creando versioni innovative che mantengono l'essenza del sound originale, ma con un tocco moderno. Tra questi brani, vi è il singolo Baby Let's Play House, che nella nuova versione remixata da Spencox diventa una hit mondiale. Negli anni successivi, Spencox ha continuato a produrre musica elettronica e a esibirsi come DJ in tutto il mondo. Ha suonato in numerosi festival e club in Europa, Asia e America, consolidando la sua reputazione come uno dei DJ, compositori e produttori più innovativi e creativi della scena elettronica italiana e internazionale. La musica elettronica che state ascoltando in questo momento è suonata da Spencox dal vivo. Con i suoi strumenti elettronici e la sua console, egli lancia e trasforma percussioni e loop strumentali, crea arrangiamenti in tempo reale, aggiunge effetti e melodie, seguendo l'ispirazione del momento. L'artista crea, insomma, una vera e propria colonna sonora inedita e originale, ispirata dal luogo specifico in cui lui si esibisce, e sempre diversa.
degli obiettivi di questo documentario è quello di mettere in luce il legame tra la scena musicale elettronica trentina e il territorio, mostrando come la musica sia un mezzo attraverso il quale gli artisti trentini possono esprimere la loro relazione con l'ambiente circostante e le sue peculiarità. Si vuole anche offrire la possibilità di scoprire la musica di questi artisti, dando contemporaneamente l'opportunità di apprezzare la bellezza del paesaggio trentino e la storia del territorio. Ed eccoci a Forte Garda, per la quarta esibizione di questo documentario, quella di Jaga. Take me, I'm yours. Love me, I'm yours, baby. Love me, I'm yours. Take me and love me, I'm yours. Costruito tra il 1904 e il 1907, Forte Garda è un forte militare austro-ungarico che si trova a Riva del Garda, in Trentino. Si caratterizza per la moderna concezione costruttiva, che vede largo uso di calcestruzzo e travi di acciaio, assenza di elementi decorativi, ed un consistente armamento. L'opera doveva garantire la difesa di tutto il sistema dell'Alto Garda. Il forte era mimetizzato e aderente al terreno, con la parte anteriore rivolta verso il lago, più bassa rispetto a quella posteriore, dove si trovava l'ingresso. Sulla volta del forte vi era una cupola corazzata per l'osservatorio, mentre dal fossato partiva una lunga galleria, con punti di osservazione che si affacciavano sul Monte Brione. La guarnigione di Forte Garda era di circa 200 uomini. I'm yours. Take me and love me, I'm yours. Take me and love me, I'm yours.
Yaga è una DJ, compositrice e produttrice musicale nata a Trento. Il suo stile musicale si caratterizza per la fusione di elementi di house, deep house, techno e ambient, creando un sound unico e innovativo, che la differenzia dalla maggior parte degli artisti presenti sulla scena italiana. Ha iniziato la sua carriera musicale fin da giovanissima, suonando con varie formazioni e guadagnando gradualmente fama grazie alla sua musica originale e alle sue esibizioni coinvolgenti. Ha esordito come solista sulla scena musicale elettronica nel 2017, pubblicando il suo primo singolo, intitolato All Right, e suonando in vari club e festival, in Italia e all'estero. Nel 2019 ha pubblicato il suo secondo singolo, intitolato It Ain't Right, che ha ricevuto ottime recensioni dalla critica specializzata. Nel 2021 è uscito in tutto il mondo il suo terzo singolo, intitolato Yours, e nel 2022 ha messo in circolazione vari bootleg e mashup di propria produzione. Yaga è una DJ e produttrice talentuosa e originale, con una grande passione per la musica elettronica e una forte attenzione per la sperimentazione sonora. Il suo stile musicale si caratterizza per la ricerca di suoni innovativi e per l'uso di strumenti analogici. Ora sta lavorando al suo primo album, ma continua a lavorare anche su nuovi progetti musicali e a portare la sua musica in giro per il mondo, rappresentando una delle voci più interessanti e innovative della scena elettronica italiana. We'll be right back.
Dall'inizio del nostro secolo, la musica elettronica contemporanea ha visto una crescita esponenziale a livello mondiale, ma spesso si sottovaluta il contributo che territori e comunità locali hanno fornito a questo fenomeno culturale. In particolare, il Trentino è diventato negli ultimi anni una fucina di nuovi talenti e di esperienze innovative, un luogo dove la musica elettronica si fonde con le tradizioni e la cultura locali, dando vita a un sound unico e originale. Make this last forever, if only for a night. Look me in the eyes, say we'll be alright. Say we'll be alright. Per la quinta esibizione di questo documentario sulla musica elettronica in Trentino ci spostiamo dal Forte Garda fino alla Valle di Non e precisamente a Castelnanno, dove troviamo Alba Leng. Castelnanno si trova nel comune di Ville d'Anaunia, in Trentino, nell'omonimo paese. Risale all'epoca medievale e precisamente al 1264. Ha una forma particolare, con una torretta centrale e quattro torri di guardia. Durante il Cinquecento, fu trasformato nei modi di una villa rinascimentale veneto-toscana. Tra le leggende ambientate nel castello, vi è quella della storia d'amore di Melisenda e Ludovico. Si racconta che ogni anno, tutte le notti di maggio, i pianti e i lamenti dei due amanti riecheggino a ricordo di questa storia dal finale inquietante. Oggi il castello è restaurato ed è di proprietà privata. È anche accessibile al pubblico, con visite guidate. Oggi Castelnanno fa da scenografia alla speciale performance musicale della giovane compositrice, DJ e produttrice trentina Alba Leng. Gli artisti trentini contemporanei contribuiscono a promuovere il territorio del Trentino attraverso la loro musica, in vari modi. Alba Leng, per esempio, spesso integra elementi della cultura locale nella propria musica, utilizzando strumenti tradizionali o campionando suoni della natura e del paesaggio trentino. In questo modo, la musica diventa un efficace mezzo per valorizzare e diffondere la cultura e la bellezza del Trentino a livello internazionale. La storia della musica elettronica in Trentino ha radici antiche, risalenti agli anni Ottanta, quando la scena musicale locale cominciò ad interessarsi ai suoni sintetici e alle nuove tecnologie applicate alla produzione musicale. Negli anni Novanta, la scena elettronica trentina iniziò a diventare sempre più attiva e ricca di artisti che si dedicavano alla produzione di musica dance, techno, house e jungle. Sul mercato cominciarono ad arrivare strumenti elettronici che permettevano di fare cose mai sentite prima. Sintetizzatori, campionatori, batterie elettroniche e computer rivoluzionarono il sound di un'intera generazione.
Negli anni successivi la scena elettronica trentina si è evoluta e diversificata, dando vita a nuovi generi e sottogeneri, come la dubstep, la techno, la minimal e la tech house. The clouds are broad, the rain and the sun is broad, the shade and your heart is torn away. Then you know it's time to change. 'Cause we're never gonna be the same, and it's only gonna get away. No, we're never gonna be the same. You know it, when something's gone. 'Cause we're never gonna be the same, and it's only gonna get away. No, we're never gonna be the same. You know it, when something's wrong. Clouds abroad, the rain. La scena musicale elettronica trentina è in costante crescita. Gli artisti protagonisti di questo documentario, Alba Lang, Spencox, Yaga e Fire Saga, dimostrano che la musica elettronica in Trentino sembra avere un futuro molto promettente. Cause we're never gonna be the same, and it's only gonna get away. No, we're never gonna be the same. You know it, when something's gone. 'Cause we're never gonna be the same, and it's only gonna get away. No, we're never gonna be the same. You know it, when something's wrong. La musica elettronica può essere vista come un ponte tra le generazioni, perché utilizza principalmente strumenti elettronici e tecnologie avanzate. Questa caratteristica rende la musica elettronica più accessibile e facilmente comprensibile per le generazioni più giovani, che sono cresciute in un'epoca in cui la tecnologia digitale è parte integrante della loro vita quotidiana. Tuttavia, la musica elettronica è anche in grado di parlare alle generazioni più anziane, che hanno vissuto l'evoluzione della tecnologia musicale e che possono apprezzare l'innovazione tecnologica che sta alla base della creazione di questo tipo di musica. La musica elettronica è anche un linguaggio universale, perché non dipende dalle parole o dalle lingue specifiche. Questo significa che la musica elettronica può essere apprezzata e compresa da persone di qualsiasi parte del mondo, indipendentemente dalla loro lingua madre o dal loro background culturale. La musica elettronica è in grado di connettere le persone attraverso l'energia e l'emozione che essa trasmette, senza la necessità di parole o di spiegazioni complesse. No!
sesta esibizione di questo documentario si svolge a Casteldrena, dove troviamo il compositore, produttore e DJ trentino Fire Saga. Yes, I feel so nice. Yes, I feel so right. I'm thinking every night, and you're the reason why. You give me love, and my heart is in love with you. Oh, 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 oh. Casteldrena si trova nel comune omonimo, poco distante da Arco, in Trentino. L'origine del castello risale al XII secolo, quando fu eretto a guardia e controllo dei traffici lungo il fiume Sarca. Proprio per la sua posizione strategica, fu a lungo conteso dai signori locali, finché la famiglia d'Arco non riuscì a prevalere sugli altri. La storia di Casteldrena si conclude bruscamente nel 1703, quando il maniero fu distrutto dalle truppe dell'esercito francese. Il castello è oggi sede di un museo archeologico. È anche possibile salire fino alla cima della torre, alta 25 metri, che regala una vista spettacolare sulla valle della Sarca. Lo stile musicale di Fire Saga si caratterizza per l'utilizzo di suoni elettronici e percussioni incalzanti, che creano un'atmosfera di energia e adrenalina. Questo lo differenzia dalla maggior parte dei DJ e produttori presenti sulla scena italiana e internazionale. L'inclusione dei brani di Fire Saga nelle playlist editoriali di Spotify, dedicate alla musica nuova e di tendenza, ha contribuito a far conoscere la sua musica a un pubblico internazionale. Ed è anche un importante riconoscimento del suo talento e della sua capacità di creare musica di grande impatto e originalità.
me twisted in the morning. When the daylight comes, kiss me, don't fall asleep. Do you mind if I stay? Baby, I'm still alive. La musica elettronica ha una grande capacità di evoluzione e adattamento, e questo la rende ancora più attraente per le diverse generazioni e culture. Le tecnologie utilizzate nella produzione della musica elettronica sono in costante evoluzione, e questo consente ai musicisti di sperimentare nuovi suoni e creare sempre nuove sonorità. We've been up all night. And I can't see ahead, but it's alright. We've been up all night. We'll be twisted in the morning. When the daylight comes, kiss me, don't fall asleep. Do you mind if I stay? Baby, I'm still alive. La musica elettronica è spesso associata all'energia e alla potenza delle sue sonorità. Questo tipo di musica è noto per la sua capacità di trasmettere un'ampia gamma di emozioni e sensazioni, grazie alla combinazione di diverse forme di suoni, ritmi e melodie. In particolare, la musica elettronica si distingue per la sua forte presenza di bassi e percussioni, che possono creare un impatto fisico sul corpo dell'ascoltatore e aumentare la sua energia e motivazione. Inoltre, la ripetitività di alcune sequenze ritmiche o melodiche può generare uno stato di trance o meditazione, che porta l'ascoltatore a concentrarsi maggiormente sulle sensazioni che la musica gli trasmette. Organizzazioni locali trentine stanno lavorando per sviluppare nuove opportunità e creare eventi di musica elettronica sempre più innovativi, al fine di attirare un pubblico sempre più vasto e variegato. Inoltre, la presenza di una comunità di artisti talentuosi e impegnati nel loro lavoro garantisce che la scena della musica elettronica del Trentino rimanga vibrante e innovativa anche in futuro.
La settima esibizione di questo documentario si svolge al Forte Sommo Alto, dove troviamo Alba Leng. Forte Sommo Alto è una delle sette grandi fortezze austro-ungariche, dislocate tra Cima Bezzena e i rilievi di Serrada, in Trentino, che testimoniano i combattimenti sul fronte trentino-veneto della Grande Guerra. Costruito sull'omonima altura, a 1613 metri di quota, tra gli anni 1911 e 1914, aveva come funzione principale il collegamento dei forti d'Osso delle Somme e Kerle. Privo di fossato ma protetto da un terrapieno, controllava il sottostante solco della Valorsar e con il vicino forte d'Osso delle Somme, il valico di Passo Coe. La casa discografica inglese Two Room Records è da sempre un punto di riferimento per molti artisti e produttori di musica elettronica. Il modo di vedere e concepire la musica da parte della Two Room ha rivoluzionato il settore musicale. Per molti DJ e produttori, avere una traccia sulla Two Room è un sogno. E da questo punto di vista i responsabili artistici di questa etichetta sono sempre stati molto attenti nel selezionare le tracce da pubblicare. Per ricercare nuovi artisti da lanciare, negli ultimi anni la Two Room Records ha pensato di creare una serie di compilation denominate Leaders of the New School, che tradotto significa i leader della nuova scuola. Il brano Why Do I, di Alba Leng, è stato inserito nel volume 2 di questa prestigiosa compilation, pubblicata a settembre 2022, che contiene in tutto 10 tracce, tutte molto curate nei particolari e legate alle sonorità dei generi house e tech house. La compilation è disponibile in tutti i principali negozi e Alba Leng è l'unica artista italiana a farne parte. Questo è un importante riconoscimento del talento di questa giovane artista e della sua capacità di creare musica elettronica originale, coinvolgente e di alta qualità. But
musica elettronica di Alba Leng si caratterizza anche per una forte attenzione alla cultura e alla natura del territorio, promuovendone la valorizzazione e la salvaguardia, attraverso la creatività e l'innovazione musicale. L'artista utilizza sempre, se possibile, fonti di energia rinnovabile e promuove l'adozione di comportamenti rispettosi dell'ambiente. When the clouds are broad, the rain and the sun is broad, the shade and your heart is torn away, then you know it's time to change. 'Cause we're never gonna be the same, and it's only gonna get away. No, we're never gonna be the same, you know it, when something's gone. 'Cause we're never gonna be the same, and it's only gonna get away. No, we're never gonna be the same, you know it, when something's wrong. When the clouds are broad, the rain and the sun is broad, the shade and your heart is torn away, then you know it's time to change. 'Cause we're never gonna be the same, and it's only gonna get away. No, we're never gonna be the same, you know it, when something's gone. 'Cause we're never gonna be the same, and it's only gonna get away. No, we're never gonna be the same, you know it, when something's wrong. La musica elettronica può anche essere utilizzata come strumento per migliorare l'umore e la motivazione, soprattutto in ambito sportivo o durante la pratica di attività fisica. Infatti, molte playlist di musica elettronica sono state create appositamente per accompagnare gli esercizi fisici, grazie alla loro capacità di aumentare l'energia e la concentrazione dell'atleta. The way you move.
ottava ed ultima esibizione di questo documentario, ci spostiamo al lago di Molveno, nel territorio del comune omonimo, in Trentino, dove ad attenderci troviamo il compositore, DJ e produttore Spencox. Il lago di Molveno è un lago alpino di origine naturale, formatosi circa 4.000 anni fa, a seguito di un'imponente frana. Il poeta Antonio Fogazzaro lo definiva «preziosa perla in più prezioso scrigno». Questo lago deve gran parte del suo fascino alla cornice naturale di montagne che lo circonda. Ad ovest si erge la catena centrale del gruppo del Brenta, a sud-est il massiccio del Monte Gazza e della Paganella. Attorno al lago di Molveno si trovano diversi fortini napoleonici e presso il ponte romano vi è una cascata che riversa direttamente le acque all'interno del lago. Oggi, molti artisti cercano di creare connessioni tra la musica elettronica, l'ambiente e la natura. Spencox è stato uno dei più audaci a muoversi tra queste tre dimensioni, sperimentando tecnologie innovative per riuscire a creare in tempo reale, con i suoi strumenti elettronici, un'esperienza sonora ispirata dall'ambiente circostante, promuovendo anche un atteggiamento di rispetto e cura per la natura. Come nella precedente esibizione alla base tuono, anche qui al lago di Molveno la musica elettronica che state ascoltando è suonata da Spencox dal vivo con una particolare tecnica affinata da egli stesso. È basata su stem, elementi sonori che l'artista sovrappone e trasforma, con arrangiamenti inediti, aggiungendo effetti e melodie, seguendo l'ispirazione del momento. Quella che state ascoltando è una colonna sonora inedita e originale, ispirata dal luogo specifico in cui l'artista si esibisce, creata in tempo reale. Questo documentario sulla musica elettronica contemporanea del Trentino ci ha fatto scoprire un mondo ricco di suoni, energia e creatività. Grazie alle esibizioni di alcuni dei protagonisti della scena elettronica trentina, abbiamo appreso come la musica elettronica possa essere un linguaggio universale, in grado di connettere persone provenienti da diverse culture e generazioni. Abbiamo anche scoperto che la musica elettronica non è solo un genere musicale, ma è un'esperienza sensoriale completa, capace di trasmettere emozioni e sensazioni in modo unico e coinvolgente. Grazie alla tecnologia avanzata, utilizzata nella sua produzione, la musica elettronica è in grado di evolversi costantemente, offrendo sempre nuove sonorità e nuove forme di espressione. Questo documentario ha inoltre evidenziato il ruolo importante che la scena elettronica del Trentino sta giocando a livello nazionale ed internazionale, grazie alla sua vivacità e creatività. Gli artisti trentini sono riusciti a creare un'identità musicale unica, che si fonde con le radici storiche e culturali del territorio, e allo stesso tempo è aperta alle influenze esterne. La musica elettronica contemporanea del Trentino è un universo musicale vibrante e in continua evoluzione, che merita di essere esplorato e scoperto. Questo genere musicale rappresenta una forma di espressione artistica e culturale di grande valore, in grado di creare connessioni e di trasmettere emozioni a livello universale.